In collegamento telefonico con ideawebtv.it, il sindaco di Savigliano Sergio Soave. La domanda è quella che abbiamo rivolto agli altri interlocutori: con chi si schiera il primo cittadino savigliano tra Matteo Renzi e Pierluigi Bersani, che sono i due candidati più papabili alla vittoria nelle primarie del Partito Democratico del 25 novembre. Ben trovato sindaco, buona giornata. Buona giornata a tutti voi. Allora, tra Matteo Renzi e Bersani. Come? Tra Matteo Renzi e Pierluigi Bersani, con chi e per quale motivo? No, io mi schiererò con Matteo Renzi, perché innanzitutto è vero che è finita un'epoca nella quale una classe dirigente ha dato quello che poteva dare. Secondo me non ha dato molto, nel senso che in 15, in 20 anni siamo riusciti a consegnare 3 volte il governo nelle mani di Berlusconi, che D'Alema definì spezzantemente un dilettante. È vero che siamo per la prima volta nella storia del centro-sinistra-sinistra, è andato al governo, ma lo è andato tramite un personaggio come Prodi, e quindi non per virtù propria tutte le volte. E quindi quella generazione ha finito, è esaurito. Che cosa si vuole ancora aspettare? Prima di registrare il fallimento di quella generazione politica, ora bisogna dare un ricambio. Ha fallito anche nel senso che non ha ancora individuato dopo tanti anni una linea precisa di alleanze. Bersani ha prima fatto la foto di Vasto, poi l'ha strappata, poi è andato con Casini, poi è strappato, è tornato indietro, ha tolto fiducia a Di Pietro e si è legato con Vendola. Non so con quali congressi sono state decise queste svolte, chi è che lo ha fatto? È un'oligarchia che come tale credo debba essere riconosciuta, o è in grado di dare vita a un effettivo rinnovamento, oppure è bene che si faccia da parte. Ci sono tanti modi di far politica senza occupare seggi parlamentari, quindi questa è la mia opinione. Renzi perderà, ma ha già vinto, nel senso che ha obbligato tutti a discutere di questa cosa e anche gli intoccabili a essere toccati, a doversi almeno riflettere con la loro coscienza se fosse il caso di stare dopo 20 anni o 25 in Parlamento, altri anni ancora, alla fine e all'esaurimento, ripeto, di una epoca politica della quale sono stati protagonisti e nella quale non hanno dato grandi risultati.